Benvenuti al corso di Econofisica dell'anno accademico 2018-19, prima lezione. Iniziamo con la pagina web base mia, in cui verificate che sono proprio io, Pietro Terna. Questa pagina è una fonte di informazioni di varie utilità. C'è anche il mio telefonino se è necessario. E in caso di emergenza, soprattutto qui sotto ci sono dei corsi. Iniziamo da questo anno accademico Econofisica. Le lezioni sono martedì in aula Fanzinetti, terzo piano, mercoledì alle 2 qui e giovedì alle 11 di nuovo in aula Fanzinetti. Notate che oggi io sono andato bello diritto in aula Fanzinetti, poi qualcuno mi ha chiesto fisica stato solido? No. E quindi sono immediatamente sceso. È normale che si vada nell'aula sbagliata, perché le cose si complicano. Il giorno 15, quindi mercoledì prossimo, perché dobbiamo andare in aula 2 in via Michelangelo. Via Michelangelo 32 è la prima traversa di via Pietro Giovia dopo Corso Raffaello. Dovremmo anche andarci il 22, ma il 22 non ci sarà lezione, è l'unica che penso di perdere, perché c'è un grosso convegno qui a Torino a cui devo partecipare come relatore e quindi quel giorno non ci sarà lezione. Vi dirò poi che convegno è un convegno di metodologia della scienza, a qualcuno può anche interessare, però raccomando di non perdere lezioni per un convegno. Al pomeriggio, se avete solo me al pomeriggio del mercoledì, io parlo al pomeriggio, siamo due relatori al pomeriggio, mattino tre. Può essere interessante. Io farò come l'informatica ha influito sulle scienze sociali, comprendendo nelle scienze sociali l'economia. Io uso l'informatica dalla fine degli anni 60, quindi vedete che non sono giovanissimo, quindi posso raccontare cosa è successo in questo lungo periodo. Qui dalla mia home page vedete che c'è scritto che del corso di quest'anno e si indica una mappa concettuale cliccabile. Si indica anche che la mappa è scaricabile come zip se la si vuole localmente e si indicano i lavori fatti dagli studenti negli anni precedenti, per gli esami precedenti. Poi parliamo dell'esame un attimo. La mappa, io adesso la tengo su un secondo schermo, se ci serve ritornare sul primo. La mappa è questa. Al momento è vuota. Alla fine del corso sarà più o meno come quella dello scorso anno, che ha questo aspetto qua. E cioè di settimana in settimana si aggiungono degli elementi. È un promemoria per me e per voi, anche per me, perché mi aiuta a non perdere il filo del ragionamento. Le mappe concettuali sono mappe collegate da link e, ad esempio, in questa, dove c'è una scatoletta, sotto ci sono dei link, in questo caso molti. Ogni link può essere o un sito web o un file, dipende, un PowerPoint, dipende. Questo software è gratuito, non è open source, non possiamo vedere come è fatto il codice, ma è gratuito, si chiama, c'è scritto lì sotto, Concept Map, CMap Tools. Funziona abbastanza bene, abbastanza bene. E poi quando ci regalano una cosa dobbiamo anche dire grazie, insomma, non è che si possa protestare più di tanto. Iniziamo dalla cosa più importante, e cioè una occhiata a questa mappa che crescerà. Poi parleremo del programma, che è qua. La mappa comprende una lista di letture, per adesso ce ne sono due, e poi cresceranno, ogni volta che ne aggiungo vi dico cosa contengono. Viene a controllare se dico le stesse cose dell'anno scorso. Dopo lo spiego. No, perché la conosco, anche perché ha fatto un bellissimo esame qui, ma è una curiosità, poi mi spiego. Qui ci sono degli esempi di programmi molto utili, perché sono quelli su cui lavoreremo. Qui ci sono i compiti a casa.
facoltativi, ma utili a tutti e due, utili a voi e utili a me, perché io vedendo quello che fate mi rendo conto se interagiamo davvero e voi verificate se va bene. Non servono per l'esame, eh? Quindi io il giorno dell'esame non controllo assolutamente se i compiti sono stati fatti. Poi ci sono le note della lezione che servono di nuovo sia a voi che a me. A me per andare in ordine e a voi se volete rivedere quello che è stato detto. Le aggiorno di settimana in settimana, crescono fino a che il corso è finito. Parliamo dell'esame un attimo. L'esame è non convenzionale, niente di assolutamente mnemonico. Dovete fare una tesina, una piccola tesi, diciamo 15 pagine, 20 pagine, ma con tanta parte di non parole, concordata con me. Adesso NetLogo e SLAP non sapete cosa sono, ma lo saprete tra poco, sono due codici di simulazione. NetLogo in questo momento è il più diffuso nel mondo e SLAP no, perché è complicato. Buonasera, ancora un po' non stiamo più nell'aula. Sì, c'è ancora posto. L'argomento lo concordate con me e io vi seguo durante la preparazione della tesina. Ci si vede 4-5 volte, quindi non ci sono sorprese. Qui si dice più o meno come è impostata la tesina, d'altronde sapete leggere, è inutile che io legga quello che è scritto lì. E la cosa importante è fatelo abbastanza presto la scelta, perché se volete dare l'esame entro la sessione, è conveniente se iniziate a ragionare sulla tesina verso metà febbraio. Non prima, perché non avete ancora la panoramica degli argomenti, ma verso metà febbraio è il momento giusto. Potete farla da soli o in gruppo. Il mio consiglio, l'esame poi è individuale e vi spiego come è fatto. Il consiglio è che il gruppo non superi le 3 persone, perché eccezionalmente ne abbiamo avuto uno di 4 persone l'ultimo anno, ma i costi di coordinamento del gruppo diventano altissimi. Quando trovarsi, come trovarsi, insomma, si perde più tempo a coordinarsi che non a fare il lavoro. È possibile anche fare un lavoro più impegnativo, molto più impegnativo, che però in quel caso vale 2 esami, perché questo corso è coordinato col laboratorio del professor Maggiora. Io svolgo una parte che tecnicamente si chiama agent-based simulation e il professor Maggiore una parte che tecnicamente si chiama multi-agent simulation. Dite, è la stessa cosa? No, si assomigliano tantissimo, i software che ci stanno dietro sono molto diversi, perché le origini sono diverse. Chi fa agent-based simulation viene dalle scienze sociali, normalmente è un economista, un sociologo, può anche essere un fisico, nel mio mondo di amici e colleghi c'è un bravissimo medico, pensate, ma non un medico che fa solo questo, un medico che fa il chirurgo e poi studia il corpo umano con simulazioni agent-based. Ne ho vista una recentissimamente sul fegato, che fa impressione la definizione con cui sono riusciti a simulare agent-based il funzionamento del fegato. No, non del fegato, dello stomaco. Più o meno, sta lì vicino. per un non medico si può dire una sciocchezza del genere. Chi invece fa multi-agent system, MAS, viene in genere dal mondo della computer science. E andando avanti vi indicherò alcune importanti differenze. Io spero che si arrivi prima o poi ad una fusione dei software. Per adesso nessuno sta lavorando a ciò. Vedremo. Voi potete assaggiare entrambe le pietanze e poi magari decidere di integrarle. Durante il corso verrà a tenere una presentazione di un oggetto multi-agent, un bravissimo dottore di ricerca che prima è stato mio studente, studente di Maggiora, poi dottorando e così via, e che nella sua tesi di magistrale
fece proprio un'integrazione dei due mondi e quindi si può fare. Comunque, quando verrà, potrete anche chiedergli delle sue esperienze. Domande sull'esame. Ah, l'esame. È come se faceste una conferenza ad un seminario, con più tempo della presentazione della tesi, che è un po' più... Io non vi do un limite, quindi può durare il tutto con le mie interruzioni un'oretta. E prima presentate la tesina e poi discutete di confronto tra la vostra tesina e un paper che abbiamo scelto insieme. In che non vuol dire studiarsi a fondo un paper, che può anche richiedere 2 mesi di lavoro, ma cogliere le differenze tra quello che è stato fatto nella vostra tesina e quello che è stato fatto nel paper. Ci sono dubbi? I paper sono pressoché infiniti, quindi non è difficile trovarne uno che vada bene. Dica. La scelta degli argomenti insieme. Affrontata poi con lei. Sì, sì, gradisco molto se venite con delle proposte, però lo scegliamo insieme. E io sto molto attento anche a scoraggiarvi se l'argomento è bello ma troppo pesante. Può accadere, eh? Io un po' la misura del tempo necessario ce l'ho. E quindi il corso è di 48 ore, già mangio una bella fetta dei crediti relativi, poi c'è il vostro lavoro a casa, c'è la preparazione della tesina, non bisogna esagerare, insomma. Ok? Guardiamo un attimo, fermatemi sempre quando volete, non c'è neanche bisogno di alzare la mano, siamo un numero in cui se qualcuno parla io lo vedo, no? Quindi abbiamo visto la mia home page, abbiamo visto me stesso, chi è entrato dopo dico che sto registrando la lezione che poi metto online, quindi non dite cose irripetibili e soprattutto non picchiatemi perché poi resta registrato. E se qualcuno è contrario di quelli che sono entrati io non registro, ma se non ci sono problemi metto poi tutto in un canale di YouTube, è molto comodo perché l'upload automaticamente comprime il file e quindi non me ne occupo poi neanche più, è là. E devo solo ricordarmi grosso modo dopo un'ora di salvare, perché se aspetto 2 ore il file diventa troppo grande, quindi verso le 3 vedrete che faccio 2 minuti di intervallo per salvare il file. Bene, diamo un'occhiata al programma. Qui sotto si balza sulla pagina dei programmi. E econofisica, questo è l'anno giusto, e gli obiettivi formativi, queste cose generali che si devono opportunamente collocare, alcuni riferimenti di bibliografia. Adesso che sapete come è fatto l'esame, vi rendete conto che non sono cose da studiare. Sono cose da leggere se si vuole approfondire. L'economia è, come tutte le scienze, un campo infinitamente vasto, non si finirà mai di studiare. C'è una cosa iniziale molto importante, brevissima, come la facciamo noi, sarebbe molto lunga, ma noi la facciamo brevissima, che è la contabilità nazionale. Perché se no parliamo di cose di cui non sappiamo la misura, e soprattutto non sappiamo come si misurano. È un primer di contabilità nazionale che prendiamo da un sito del governo americano, così vediamo anche una cosa curiosa. Leggete quella scritta in rosso, è lo shutdown. Per cui in questo momento il sito non è aggiornato, non rispondono, sono a casa, sono disoccupati. Io ho un amico, tempo fa, studente, tanto tempo fa, poi dottorando, poi collega e poi adesso lavora in un bellissimo posto, un laboratorio di ricerca fantastico, solo che è del governo. E quindi in questo momento è 3 settimane che è a casa senza stipendio. Proprio è netta la cosa. Vederlo lì mi ha fatto sussultare. Qui c'è questo primer che potete scaricare, lo guarderemo. Ci interessano le prime 7-8 pagine, poi va in dettagli che possono interessare
parzialmente un economista, sono dettagli, proprio dettagli, dettagli. Ma le cose di fondo ci interessano molto. La seconda lettura, studio, non lettura, studio, il primo è una lettura, la seconda è uno studio, è un testo messo gratuitamente online da un mio caro amico, il professor Fenio Altea, dalla foto vedete che anche lui non è giovanissimo, il professor Fenio Altea ha messo online, è uno specialista delle time series e soprattutto della ricostruzione di time series di grandissima lunghezza, tipo 150 anni. È un lavoro terribile perché riuscire a ricostruire dei dati dell'Ottocento vuol dire cercare nei più disparati archivi degli indicatori molto indiretti, perché non c'era contabilità dell'economia. Però con un grande lavoro di ricostruzione si riescono, quantomeno dall'Unità d'Italia delle serie solide sono state costruite. Cosa serve? Serve a vedere l'evoluzione della storia del mondo economico. Ed è interessantissimo. E lui è uno specialista di questo. Però è anche un grande teorico, per cui ha scritto questo in italiano, questo textbook che lui chiama di micro. L'economia è divisa in microeconomia e macroeconomia. Se vi dicono c'è anche la mesoeconomia, cioè quella di mezzo, va bene, sì, si possono infilare infinite sfaccettature, no? Una cosa piccola, una cosa grande. Ma la cosa piccola non studia le cose piccole, studia le cose individuali, per cui lo studio di General Motors fa parte della microeconomia. No, facciamo un'azienda ora più grande, Google, fa parte della microeconomia. Invece, lo studio di un aggregato nazionale, per esempio i consumi, fa parte della macroeconomia. Il consumo di Pietro Terna è microeconomia, quindi ci colloca. Gli americani non usano consumer economia, ma usano household, cioè il capo della famiglia, il genitore della famiglia, per chiarire che l'unità micro è la famiglia, individuale, non individuale, non importa. Non è solo un libro di microeconomia, è molto di più, perché è anche un libro di storia del pensiero economico, il che è molto importante. Perché non si potrebbe altrimenti rendersi conto di come mai certe cose sono studiate in un certo modo. Ci sono proprio delle impostazioni che derivano soltanto dalla storia del pensiero economico. Avrebbero potuto essere profondamente diverse, ma il cammino storico della scienza è stato quello e ne siamo un po' intrappolati. Poi si può cercare sempre di ricominciare, e lo si continua a fare. Comunque è un libro molto interessante, molto matematico, quindi assai adatto a studenti come voi. Ripeto, io farò qualche riferimento. Alcune cose vi dirò, qui siamo nel capitolo 2, qui siamo nel capitolo 3, ma non serve per l'esame, serve per la vostra cultura economica, se volete darvene una. D'altronde state facendo un corso di sistemi complessi in direzione socio-economica. Io su 48 ore ne dedicherò circa 12 a un sapere minimo dell'economia. Ma capite, è un sapere minimo. Però lì ci sono gli strumenti. Un altro strumento bellissimo, secondo me, è questo libro collettivo, che è un progetto che si chiama Core Econ, cioè il centro dell'economia. Sono moltissimi economisti, alcuni famosissimi, veramente famosissimi, che hanno preparato questo testo, che è un testo gigantesco, di cui possiamo scaricare gratuitamente tutto, perché qua c'è l'ebook, e questo libro, l'ebook in tantissimi formati, quindi c'è scelta, è tutto gratuito, in inglese in questo caso, ma forse c'è anche un pezzo in italiano, non ne sono sicuro. Questo libro parte da problemi pratici. Perché c'è il sottosviluppo in Africa? Ma partendo da problemi pratici, affronta la teoria economica che li spiega. È un testo molto moderno ed è un testo in cambiamento continuo. Essendo appunto non stampato, ma in un sito web, ed essendo i contributors tantissimi, adesso vedrete qui quanti sono,
e vi assicuro molti di questi nomi sono nomi prestigiosissimi, tanti giovani e anche parecchi meno giovani e tantissimi studiose, che è molto importante perché l'economia fu molto maschilista per molto tempo. Adesso, vabbè, c'è state delle studiose formidabili come Joan Robinson, ma erano le eccezioni. Adesso è una scienza che ha una parità di genere significativa anche nelle associazioni più importanti degli economisti. Comunque guardate in quanti si sono messi per questo lavoro. Quindi capite che il lavoro è enorme ed è continuamente in on move. È un regalo che ci fanno, veramente. Molto bello. Poi si può essere anche sempre non d'accordo, ma l'importante è farsi delle opinioni. Questi sono i testi esterni. Poi ci sono due testi più vicini a noi. Uno è questo qua, vedete che uno degli autori sono io. Questo costa un sacco di soldi, non penso che vogliate spenderli. Gli editori dicono che dare la bozza agli studenti è discouraged, che non è forbidden. Quindi, non serve anche questo per l'esame, vi dirò quando lo usiamo. Se vi interessa, venite con una bella chiavetta USB e io vi copio l'ultima bozza, che ha come differenza rispetto al testo qualche correzione ben segnata. Quindi è discouraged. Lo sanno, nessun professore fa spendere 120 sterline per far comprare il libro agli studenti. Magari qualcuno lo fa. Invece questo qui, che è un libro meraviglioso, c'è nel sistema bibliotecario torinese come libro online. Quindi si può leggerlo. Questi libri online non si scaricano, questi qua, questo formato qui, però si possono leggere. E poi vi metterò anche un bellissimo link ad una conferenza del professor Epstein in cui spiega il suo libro. Quindi già ascoltare la conferenza dà un sacco di idee. Epstein è uno dei fondatori della Agent-Based Simulation. E lui è, non lo so, credo sia un computer scientist, però da sempre, cioè da molti anni, non da sempre, lavora in ospedali. Questo è molto interessante, è un professore universitario dentro alle istituzioni ospedaliere delle università, è cambiato adesso, non so dove sia, ma lo vedremo, e di cosa si occupa. Lui non della parte medica, ma della parte organizzativa della sanità, che simulata agent-based è proprio estremamente adatta come campo di applicazione delle nostre competenze. E poi adesso ci avvicineremo a dire cos'è agent-based. Gli strumenti che useremo sono NetLogo, che è uno strumento di simulazione in questo momento al top della diffusione, poi le cose cambiano, ma in questo momento se si va a un convegno di simulazione il 70% dei presenti o anche di più ha usato NetLogo. E poi vi propongo un mio sistema molto più complicato, ma anche molto più ricco. Per l'esame è sufficiente questo, e questo se si vuol fare un lavoro molto grosso. L'insegnamento è frontale, molto interattivo, quindi spero che parlerete molto, ma proprio molto, e in sostanza alla fine del corso non avrete niente da memorizzare, ma tanto da avere capito. E siccome capire è sempre complicato, chiedete. Siamo qui apposta per discutere. Ci avviciniamo. Ah no, 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 adesso guardiamo un attimo ancora questo qua prima di venire qua giù. Ci avviciniamo a dire cosa è questa agent-based simulation. Ma prima diciamo che cos'è l'econofisica. L'econofisica è stata introdotta dai fisici. Dunque, io sono un abusivo. Io sono un economista. Non mi azzarderò assolutamente a parlarvi di meccanica statistica, che è un pilastro dell'econofisica. Ma se prendete un manuale di econofisica, l'altro pilastro è la simulazione. E sulla simulazione, in particolare sulla simulazione detta age-based, mi considero un pioniere.
Io faccio queste cose dall'inizio degli anni 90, sono stato tra i primi in Europa e quindi credo di aver imparato un po' il mestiere. L'ho anche diffuso e con tanti pari allievi, più pari di me, allieve ed allievi. Quindi ci occuperemo di quella parte. Alcuni degli studiosi nel mondo che si occupano di econofisica non hanno nessun interesse per la parte econ del nome. E non vale, perché avere qualche concetto di economia per capire a che cosa si stanno applicando i metodi è assai importante. E ve lo presento con una vignetta. Io sono un cultore dei comics. Tutte le mattine dedico non meno di 10 minuti a leggere comics online per un motivo fondamentale. Mi piace fare una risata ogni tanto, ma soprattutto è uno dei modi più difficili per ricordare l'inglese, perché la vignetta di un comics sintetizza in poche parole una storia. Quindi scriverla bisogna essere molto bravi, molto spesso ci sono espressioni gergali, e l'ho imparato da un amico tantissimi anni fa che mi ha detto: ma io ho imparato l'inglese leggendo i comics, però obbligandomi a capirli, non soltanto dicevo, ah, chissà cosa ha detto. E qui c'è un comics fondamentale. Questo viene da un sito web che si chiama SMBC. Non so come mai l'abbiano chiamato così, a me interessano i nomi, ma questo si chiama Sunday Morning Breakfast Cereals. Se riuscite a scoprire perché si chiama così, vi offro un caffè. Esce tutti i giorni, quindi è un impegno pazzesco, e questa volta c'è questa storia qui. Questo sono io, no? Il professore. Dice: sono nuovo al campo dell'econofisica, ma so due cose. Il tempo è relativo e l'economia cresce troppo adagio. Quindi propongo un semplice relativistico problema e progetto econofisico. Prendiamo l'economia, la mettiamo vicino a un buco nero, e così sarà nel tempo infinito. Poi ritorniamo nel tempo di riferimento, bam! E infinita ricchezza in tempo finito. E uno degli studenti, uno di voi, dice: ma lo sapete che physics in econophysics significa soltanto che usiamo math per fare calcolo? No, non è possibile. E poi sotto di queste barzellette c'è sempre il controcanto. In genere si chiama questions and answers, e in questo caso è divertentissimo perché dice: what do you think the economy is exactly? This is not relevant for me to my model. Non facciamo così, d'accordo? Deve essere rilevante che cos'è il contenuto. Una questione terminologica. Noi in italiano abbiamo il problema di usare la parola economia con due significati molto diversi. L'economia come scienza e l'economia come realtà fuori dalla porta, no? Usciamo e c'è il bar fa il caffè, e quello è un sistema economico. Compra il caffè, lo macina, ce lo vende, paga la corrente elettrica. Quindi due cose completamente diverse con lo stesso nome. In inglese è più facile, perché the economy è quella lì fuori, the Italian economy. E invece la scienza si chiama economics, tra l'altro l'accento cade da un'altra parte pure, e c'ha la S finale. E in italiano, quando io ero studente, quindi circa 100 anni fa, si tentò di introdurre il nome economica, come c'è fisica, come c'è statistica. La materia si chiamava economica 1, ma non ha avuto assolutamente successo. Il nome è sparito, era un tentativo per, come dire, disambiguare la terminologia. Il primo compito a casa che vi do, se volete farlo, non c'è, ripeto, nessun obbligo, il primo compito a casa che vi do, e serve per discutere la prossima settimana, è proprio questo, il primo. Current, eccolo qua.
Allarghiamo un po', se no non si legge. E scriveva una breve nota a proposito di che cos'è l'economy e la scienza economica, secondo voi. Non vi dico niente. Alessio è esentato perché lo sa già. No, scherzo, ha fatto una tesina più di economia che di fisica. Quindi... Ah no, no, sembra una critica, non è una critica. Ma la faccia anche lei. Secondo voi, tutti gli anni viene un panorama, in genere ho 10, 12, 15 risposte, un panorama interessantissimo, molto variegato, e ne discutiamo rapidamente, un quarto d'ora, ok? E poi da lì parliamo di che cos'è l'economia, almeno, cerchiamo di capirlo, non è per nulla facile. Bon, adesso passiamo a seguire a seguire un attimo il mio brogliaccio. Le note per la lezione. Siamo già arrivati qui. Vi ho detto del mio libro che vi posso dare con i file e di questo libro che è molto importante e che sta gratuitamente online. Perché Agent Zero? Perché l'ha chiamato in questo modo? Perché è l'agente il più semplice possibile, sul quale poi possiamo aggiungere delle capacità, delle funzioni, verso la ricerca di fondamenti cognitivi e in particolare neurocognitivi nel campo delle scienze sociali. È uscito quest'anno sul Journal of Economic Literature un bellissimo lavoro su cosa in questo momento le scienze sociali e le scienze neurocognitive possono reciprocamente insegnarsi una con l'altra. Se siete interessati online, ma mi chiedete il link, magari lo metto. Ecco, lo metto per i readings della prossima volta. È un lavoro molto molto importante e il GIL, Journal of Economic Literature, l'ha messo tra quelli open. Il GIL a pagamento, ma quello l'ha messo tra quelli open proprio perché è giudicato un articolo importante. L'importanza della nostra mappa ve l'ho già fatta vedere, è importante. Prima di cercare altre cose andate a vedere lì. Sentite, io penso che faccia troppo caldo in questa stanza. Io provo a aprire, se apriamo di qua ci prendiamo tutti un accidente. Se apriamo le due porte verso il corridoio, probabilmente la temperatura scende. Siccome non ci chiasso fuori, la temperatura scende senz'altro. Almeno io stavo sentendo troppo caldo. Facciamo una divagazione da filosofi. Sapete il latino del Medioevo, anzi il post-Medioevo, il latino del Settecento. Qui ci fu una, ma si capisce, sempre italiano. Qui ci fu una divertentissima domanda di un americanone che mi disse: Why do you quote a German guy in Italian? Subito non l'ho capito. Poi ho detto, this is not Italian, it's Latin, the English of this time. Parlavano tutti latino questi, più o meno. Soprattutto scrivevano in latino, perché era il modo per capirsi tutti quanti. E allora, in questo trattato, De Scienza Universali Seu, cioè O, del calcolo filosofico, dice ci sarà un momento in cui le controversie si risolveranno a tavolino con l'abaco. L'abaco è la macchina da calcolo, le palline per contare. Basta, non più a disputare in modo, come si può dire, confrontandosi sul piano della forza, della violenza, no, sul piano della logica. I due che disputano si siederanno e diranno calcoliamo
e vediamo chi ha ragione. Non è così facile. Non è così facile, ma se ci riflettete è una bellissima speranza. E sotto io ho scritto volutamente calculemus o simulemus. Noi possiamo provare a simulare. Perché possiamo provare? Perché per la prima volta nella storia del pensiero, da circa 30 anni, siamo capaci a fare questo, a produrre degli artefatti in campo sociale. Perché un ingegnere può costruire l'artefatto di una diga e poi, o di un ponte, e simulare come si comporta. Tra l'altro, sempre più non sono più costruiti artefatti fisici, ma anche in quel campo artefatti numerici. Non so niente del ponte di Genova, ma ho letto un lavoro sulla diga del Vajont, voi siete giovanissimi, ma fu una tragedia immensa, e crollò la montagna dentro all'invaso, la diga rimase là, non è venuta giù, ma l'acqua che c'era nell'invaso è piombata fuori. Le simulazioni le avevano fatte, erano simulazioni fisiche, in cui non era possibile che si staccasse un blocco di montagna in modo compatto e omogeneo, si sgranava. E invece a simularlo si poteva simulare anche che si sgranasse, che non si sgranasse ma venisse giù in modo compatto. Non so se sarebbe stato sufficiente, però in quel lavoro che ho letto si diceva che con la simulazione numerica si sarebbe visto molto più facilmente il rischio della costruzione. Ripeto, non so niente sul ponte di Genova, quindi non mi permetto di dire se una simulazione numerica sarebbe stata meglio. In campo sociale, gli artefatti non siamo mai stati capaci a costruirli, ovvero ci sono stati dei tentativi eroici ma con poco risultato. Ce n'è uno di un grandissimo economista, Phillips. Chiedo a lei se di Phillips, delle curve di Phillips, ha letto qualcosa. Vedete che sa tutto, ve l'ho detto. Phillips è stato un grandissimo economista. Fino agli anni 70 la sua interpretazione del ciclo economico era vincente. Poi negli anni 70 è successo l'opposto di quello che lui diceva. Costruì una complicatissima macchina che potremmo definire computer analogico, basato su dei liquidi, che doveva simulare il sistema economico. Ce n'è uno al... non l'ho mai visto, Ce n'è uno, lui era neozelandese. Ce n'è una copia in Neo Zelanda e ce n'è una al British Museum. E si chiama Macchina di Phillips, e se cercate online le immagini sono spaventose, è complicatissima, è un mostro. Ci fu anche un professore di Genova, il professor Scotto, mi sembra, che fece qualcosa di simile. Eroici tentativi di simulare che cosa? I flussi dell'economia tramite liquidi. E gli stock cosa diventano? Dei serbatoi. Le interazioni sono dei rubinetti. Insomma, la system dynamics con le equazioni differenziali non è molto diversa. Non è molto diversa. Però sono tutti rimasti confinati come esperimenti. Io feci un esame di scienza delle finanze sul testo del professor Scotto, perché a Torino c'era una sua allieva, con domande terrificanti sul funzionamento analogico del sistema idraulico rispetto al sistema, diciamo, vero. Chiudo la parentesi. Con la simulazione noi riusciamo a mettere nel computer qualcosa di simile a una realtà che vogliamo studiare. E lo facciamo disaggregando quello che studiamo sulla base di agenti. Vi faccio un disegnino solo per chiarire bene quello che sto dicendo. Immaginate che io voglia simulare un fenomeno che sta in questo mondo qua. Bene, non parto da equazioni, ma parto dal definire una serie di agenti che stanno qui dentro. Sto simulando l'aula, questo sono io e questi siete voi. Assegno a me delle regole di comportamento, assegno a voi delle regole di comportamento.
Poi ho bisogno di un orologio che faccia muovere il tempo. Purtroppo il muovere il tempo è un problema, perché come ho letto una battuta divertente, in un esperimento naturale il tempo passa da solo. Qui no, siamo noi a dover gestire il tempo. E la simulazione ad esempio è tutta lì, non c'è molto di più. Oddio, c'è tanto di più, eh? Però concettualmente è quello. Allora, che cosa vogliamo simulare? Io in questo momento ho finito da poco più di un mese un lavoro che ci è costato praticamente 7 anni, non continuativi, ma ho trovato i primi appunti con datati 2011 e mi ha impressionato. Siamo in 3, nel frattempo abbiamo pubblicato un grosso paper, perché non si può dietro a un lavoro non pubblicare dei pezzi, perché serve intanto a chiarirsi le idee e poi a vedere come reagiscono gli altri. Pubblicato un lavoro lo si porta a spasso, cioè si va a presentarlo di qua e di là e si ricevono critiche, che è fondamentale. E poi si fa il passo 2. Nel nostro caso il passo 2 è un vero e proprio libro. In questo libro cosa abbiamo simulato? Il comportamento di un sistema di imprese grandi, oligopolio, poi vi chiarirò bene cosa sono questi sistemi, e le conseguenze di quel sistema sul ciclo economico, quindi sull'andamento dell'economia. Ma non è concettualmente diverso dal simulare, come ho fatto adesso, l'aula. Non è molto diverso, ok? Mi sto un po' ingannando, ma non tanto. Fermatemi per piacere, nessuno parla e io vado avanti. Vi esorto a fermarmi. Diamo un attimo un'altra occhiata alla mappa mentre siamo qui. In questa scatoletta si mette in bella evidenza un importante journal, che è questo qui, Jazz, di cui fui cofondatore ormai 15 o 16 anni fa, non me lo ricordo. Ah no, no, non è possibile, 21. E 21 vuol dire 21 anni, eh? La battuta è come passa il tempo. È diventato molto affermato, ha un impact factor parecchio alto e ha di bello un ciclo di reviewing garantito di 2-3 mesi, che è pochissimo. Un journal può impiegare un anno, qualcuno impiega 2 anni prima di dirvi se il vostro paper è accettabile o no, e dirvi rifarlo completamente. Pubblicare sull'American Economic Review può chiedere 4 anni. È anche un po' frustrante come processo. Questo giornale rapidamente risponde. Nel caso del non si fa mai il review and resubmit, o review o reject. Meglio, per avere un quick, un lavoro rapido. Non c'è nessun contrasto al fatto che l'autore pubblichi poi una versione più impegnativa su un altro journal, non è considerato scorretto rispetto a questo journal, che è importante. Quindi è un po' una vetrina, anche una tesi di laurea, ridotta a 15 pagine, può provare a uscire qui, una bella tesi di laurea. Poi, essendo online, si possono mettere i software, si può mettere i dati, quelle cose lì. È gratuito per chi scrive e per chi legge. Sapete che c'è un problemaccio sui giornali gratuiti. Alcuni fanno pagare chi scrive, che lascia sempre dei profondi dubbi. Noi abbiamo adottato questa linea. Dopo l'accettazione, si dice all'autore e agli autori, se hai dei fondi di ricerca destinati alla pubblicazione, per piacere pagaci tanto, si dice 500 sterline, qualcosa del genere. Se non li hai, ti pubblichiamo lo stesso. Molti pagano, 2-3 ogni numero pagano. E cosa serve? A pagare le spese, perché questo giornale non ha incassi di nessun tipo. È vero che non ha tante spese, ma c'è un computer da tenere su, una segreteria da far funzionare. Insomma, un po' di spese ci sono,
sarà 3.000-4.000 sterline l'anno, dico sterline perché sta in Gran Bretagna, sto qua, ma bisogna trovarla. All'inizio, quando le cose andavano tutte bene, tanti anni fa, l'università del professor Gilbert pagava tutto senza neanche battere ciglio. Adesso non se ne parla proprio più. Anche in Gran Bretagna, le università hanno serissimi problemi economici, forse più di noi. Sono in sciopero i professori, i bilanci sono in rosso, mettiamola così. Comunque questo giornale è importante anche per trovare, lei mi chiedeva come trovare le idee, anche per trovare, se spostate, anche per trovare le idee, gli spunti per fare la tesina, è ottimo. Diamo un'occhiata a questo blocco qua. Poi tra cinque, no, guardate, mentre mi sono ricordato, abbiate pazienza. Salvo.